Senza pregiudizi, il testo dell'articolo 51 della Costituzione, a norma del quale tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, ed inoltre a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini, non può non trarre alcune evidenti conseguenze di ordine sistematico, pur se generalmente ignorate o addirittura talvolta contraddette dalle opinioni correnti in materia. La prima conseguenza è che la normativa in questione contrasta in tutte e due le sue componenti con il disposto di cui all'articolo 3, secondo il quale invece la distinzione fra i cittadini basata sul sesso, non dovrebbe, in linea di principio, assumere alcuna rilevanza, nel senso cioè che qualsiasi differenza fra di essi potrebbe discrezionalmente essere ammessa in base alla legge ordinaria in tutti i settori possibili, salvo che in materia sessuale, ove, come del resto avviene anche per la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali, qualunque deroga può venire introdotta soltanto con norma costituzionale. La seconda conseguenza, non a caso introdotta in epoca successiva all'entrata in vigore del testo costituzionale, si giustifica in base all'idea di una vera o presunta, ma perdurante, diffusa, inopportuna condizione storica di inferiorità sociale delle donne rispetto agli uomini, a rimuovere la quale, a torto o da ragione, non si è ritenuto sufficiente neppure far leva sul secondo comma dello stesso articolo 3, che assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quel che però interessa più da vicino il nostro tema è la terza conseguenza, dalla quale si evince che nella materia di qua la sola distinzione presa in considerazione sarebbe quella fra i due sessi tradizionali, mentre manca qualsiasi accenno a persone che dal punto di vista sessuale non rientrino alternativamente nell'una o nell'altra categoria. Analoga conclusione si trae del resto anche dall'analisi dell'articolo 48, primo comma, secondo cui sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiorità, come pure da quella del settimo comma dell'articolo 117, il quale più dettagliatamente prescrive che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale e economica e promuovono una parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive. E nello stesso ordine di idee può notarsi che in base all'articolo 37, primo comma, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, come pure che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Infine, l'articolo 31, nel suo secondo comma, stabilisce che la Repubblica protegge la maternità favorendo gli istituti destinati a tale scopo, mentre il precedente articolo 30 a sua volta dispone nel suo ultimo comma soltanto che la legge detta norme e limiti per la ricerca della paternità. In aggiunta, ma anche a parziale differenza che nelle situazioni sopra indicate, è però da tener conto di un'ulteriore deroga al principio di irrilevanza per il sesso sopra ricordato. Si tratta della definizione e del regime prescritti all'art. 29 capoverso per il matrimonio, in quanto ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
La caratteristica di quest'ultima previsione consiste infatti nella circostanza che l'eventuale diversa disciplina ipotizzata per i due partecipanti non viene a prioristicamente ed astrattamente prescritta in senso favorevole all'uno o all'altro dei due sessi cui si presuppone essi appartengano, ma concretamente rimessa nelle varie fattispecie alla formulazione ad opera della legge dei limiti necessari alla garanzia dell'unità e, se del caso, quindi opportunamente e adeguamente ripartiti fra di essi. In definitiva, pertanto, l'assenza di eventuali restrizioni su base sessuale potrebbe in astratto e a prima vista, astraendo dalle potenziali eccezioni inerenti alle singole fattispecie, riferirsi anche soltanto all'indirizzo e alle decisioni che interessano unitariamente ambedue gli sposi o addirittura alla sola materia patrimoniale. In sostanza, ciò che si voleva porre in evidenza è che, in linea di principio, il sesso non dovrebbe, in base all'articolo 3, prestarsi a distinzioni fra i cittadini ed inoltre che in nessuna delle parti sin qui ricordate il testo costituzionale, pur ammettendo la possibilità di deroghe in alcuni settori, sembra prestare attenzione e tantomeno consentire una puntuale tutela ad ulteriori specifiche e diverse, diversificate tipologie rispetto alle due fondamentali sin qui ricordate, tra le quali tipologie allora le più discusse sembrano naturalmente quelle degli omosessuali, a loro volta distinte in gay e lesbiche, dei bisessuali, dei pansessuali, dei transessuali, degli intersessuali e dei cosiddetti transgender. Tutto ciò, doverosamente premesso, può ora affrontarsi un tema in questi ultimi tempi oggetto di sempre più intense polemiche. Mi riferisco alla natura del matrimonio e alla possibilità di riconoscere come valida al riguardo unioni di tipo omosessuale o comunque non eterosessuale. Né va ignorato che attualmente esse sono state ammesse in alcuni stati europei e americani, come pure in Israele, se non che, a questo punto, prima di procedere a una completa disamina di tale fondamentale e controversa questione, si palesa opportuno, al fine di evitare possibili ed inesatte approssimazioni, distinguere fra loro i concetti di famiglia e di matrimonio, unitamente menzionati ed anzi presupposti nel testo dell'articolo 29 alinea della Costituzione, nonostante la diversa ampiezza con la quale soprattutto il primo dei due termini, cioè la famiglia, viene adoperato nella legislazione ordinaria e nella letteratura civilistica, penalistica, amministrativistica, tributaria e processuale. E vale la pena al riguardo di rammentare che essa costituisce un genus definito, come è noto, dalla Costituzione italiana alla stregua di una società naturale e proprio in quanto tale ritenuta meritevole di una tutela in qualche modo privilegiata.